Ciao a tutti ragazzi, qui a Wendoveto! Simone Pagello, una crisi d'identità. Siamo finalmente oggi tornati in un nuovissimo video. Anche perché di vecchi video non ho più la voce per fare questa cosa. Non ne faccio più e siamo tornati a parlare di un qualcosa che adoriamo, ovvero la scuola. Che ora voi vi domanderete: Simone, com'è possibile che fai un video sulla scuola? Cioè la scuola non è finita? Assolutamente no, perché per la stragrande maggioranza degli adolescenti la scuola è appena iniziata. Perché più del 50% degli adolescenti che vanno a scuola stanno affrontando gli esami di Stato e l'ansia cresce ed è palese. Infatti sul web ognuno è nel panico più totale. Ma come lo sono stato io nel panico più totale prima della maturità, che ho fatto un anno e mezzo fa, non mi ricordo più. Perché dovete sapere che una volta che poi date la maturità, o quantomeno fate un esame, vedi quello della terza media, poi vi dimenticate quanto tempo poi effettivamente è passato dal vostro ultimo esame. Io per esempio non mi ricordo più quando ho fatto nemmeno l'esame da patente. Ragazzi, mi raccomando, per questo video dobbiamo raggiungere i 50.000 like per un altro video sulla scuola. Vi piacciono tantissimo, i commenti sono sempre iper mega positivi e lasciate davvero un feed elevatissimo, quindi io sono il primo a divertirmi a realizzare questi tipi di video. E all'hashtag io a scuola dovete raccontarmi se state per affrontare un esame, o quello di terza media o di quinto superiore, e che cosa state provando al riguardo, se state studiando o state cercando di scappare in Messico. Oppure se quest'anno non dovrete affrontare nessun esame in particolare, scrivetemi il vostro anno scolastico, com'è andata, un aneddoto divertente che è capitato, o addirittura il voto più basso che siete riusciti a prendere quest'anno a scuola. Partiamo! C'è chi prima di iniziare proprio l'esame in sé parte prevenuto, ovvero mette proprio le mani avanti, più che altro sulle mani che non vogliono addosso dai loro genitori nel caso la terza prova andasse nel peggiore dei modi. Allora questa ragazza condivide questo post scrivendo: perdonami madre, por mi terza prova. Quanto avrei voluto anche io mettere le mani davanti e dire: mamma, non è come pensi, era già scritto in maniera sbagliata. Ma c'è anche chi non riesce a razionalizzare del tutto il fatto che comunque l'esame sta per arrivare. Anche io in quinto superiore pensavo: eh sì, ma da adesso fino a giugno che iniziano gli effettivi esami, capito quanto tempo ci vuole ancora? C'è ancora ottobre, novembre, dicembre, gennaio, marzo, aprile, maggio, giugno, sono ancora 8 mesi. Invece no, vola in un secondo tutto quel periodo. E questa ragazza giustamente scrive: solo oggi ho realizzato che sto per diplomarmi. Ed è la stessa cosa che ho pensato io appena finito l'esame orale. Mi ho detto: bene, Pacello, può andare. Io faccio: cosa? E adesso? I commissari esterni sono un dramma. Tutti ne abbiamo sentito parlare. Sappiamo comunque di questa presenza, di questo ente astratto che si aggira in tutte le commissioni di tutti gli esami di Stato ed è lì pronto a non farti copiare, che dici: Madonna girati, non so nulla di matematica, girati per piacere. Almeno una volta siamo andati online a cercare i nomi dei professori e cercare di capire se loro erano cattivi o quantomeno leggermente indulgenti. Ci facciamo amici chiunque delle altre scuole pur di avere informazioni su quei professori. Però gira e rigira non si riusciva mai, e dico mai, a sapere gli effettivi nomi dei commissari esterni. Come questa ragazza che scrive giustamente: tutti sanno i nomi dei commissari esterni, tutti tranne la mia classe, perché noi siamo sfigati fino alla fine. Ah, la tesina. Quanto è difficile preparare una tesina. Si sa che i professori più o meno da metà maggio danno un tempo limite ai propri alunni per prepararsi e concentrarsi sulla tesina e abbandonare quelle che sono le interrogazioni dell'anno corrente. Però c'è un problema alla base, come giustamente dice questa ragazza: dal 15 maggio vi lasciamo il tempo per le tesine, poi mettono più verifiche e interrogazioni in 15 giorni che in 5 anni. È la sacrosanta verità. Noi abbiamo un casino nel cervello, ok, non riusciamo a collegare quei 3 neuroni che ci sono rimasti, e i nostri professori sono convinti che noi ragazzi appartenenti alla nuova generazione siamo in grado di fare una mappa concettuale. Non ci ricordiamo quando è morto Napoleone, ci potete fare una mappa concettuale? Voi siete pazzi. E certe volte ci facciamo prendere dal panico, come questa persona che espone la propria mappa concettuale ed è più o meno la seguente: che ne dite della mia mappa concettuale? Può andare e ci sono solo urla. Ed è quello che più o meno diremo tutti una volta che la prof ci dirà: esponga la propria mappa concettuale. Ah!
Lo studio è confusione, e questo lo si sa. Come per esempio vai in confusione quando all'inizio dell'anno sei lì proprio crollando l'indice con tutti i libri che devi comprare, che ne sono davvero troppi. Addirittura io penso di essere stato l'unico in Italia, e penso al mondo, ad aver acquistato il libro di religione. Ero l'unico. Fatemi sapere se qualcuno di voi ha mai acquistato un libro di religione, perché vi posso capire. E comunque alla fine del quinto anno ti ritrovi sempre con una biblioteca a casa. Casa tua diventa una biblioteca, e arrivi ad un punto dove giustamente dici: aggiornamento studio, 12 giugno, io manco sapevo di avere tutti sti libri. Ti capisco, cara mia. C'è anche chi la prende leggermente con un po' di filosofia in più, dando comunque quei soliti luoghi comuni che non fanno mai male, che però dopo tutto fa sempre bene appellarsi. Ed è tranquilli, tanto siamo in Italia, il voto con cui uscite non se lo incula nessuno. Ogni anno su Facebook nascono poi anche i gruppi inerenti alle maturità, quindi quest'anno alla maturità 2017, e c'è sempre qualche confusione proprio perché lo studio gli fa andare in pappa il cervello. Questa ragazza scrive: ditemi che non sono l'unica 96 in questo gruppo. Qualcuno con delle crisi di identità non indifferenti risponde in una maniera alquanto strana, perché dice: tranquilla, io sono 97, sono anche un anno più grande. Di cosa? Un anno più grande di cosa? Ma anche le mamme vanno totalmente in paranoia, perché giustamente si vedono sti figli che in casa rompono tutto e sono sempre incazzati. Perché io vi avviso, diventerete incazzatissimi. Nessuno vi può di niente, mai niente, che stai lì a studiare, dici: ma che mi passa? No! Ma le mamme impanicate si rivolgono ad altre mamme che fanno parte di gruppi su Facebook e scrivono: cerco un gruppo di mamme con figli maturandi, il mio sbrocca, è normale? È il minimo. Ansia, ansia, ansia. Se avessi a disposizione una sola parola per descrivere la mia persona nei confronti dello studio, la parola in questione sarebbe ansia. Ansia ovunque, per qualsiasi cosa, non te se può di niente, perché c'ho l'ansia di vivere. Lasciatemi morire studiando. E a tal proposito, c'ho più ansia che acqua nel mio corpo. Ma c'è anche chi se ne esce con delle, cioè con delle cose, cioè uno si mette là, si mette là a scrivere con delle puttane, queste sono puttanate, perché uno comunque cerca di dare una teoria lineare a quello che è il concetto di maturità. E osserviamo insieme Francesca, che questa perla di saggezza, che poi ce la dobbiamo gustare insieme, perché scrive: la parola maturità ha 8 lettere, l'8 coricato diventa infinito, il simbolo dell'infinito ricorda due palle. Cioè, la maturità è un infinito susseguirsi di rotture di palle. Coincidenze? Io non credo. Nascono anche delle paure, come per esempio: ho una paura assurda di dimenticare tutto ciò che ho studiato agli orali. Ma nei commenti una persona abbastanza saggia, che vuole comunque comprendere questa persona, la aiuta dicendo: non puoi dimenticare ciò che hai studiato se non studi proprio. Eh no, è logico. A proposito delle mappe concettuali, adesso torniamo a bomba, perché per esempio matematica era veramente difficilissimo da collegare a qualsiasi cosa, perché che cazzo c'entra la matematica con qualsiasi cosa al mondo che noi abbiamo studiato? E Kate scrive: qualcuno sa dirmi come collegare matematica con il sogno? È un genio, ragazzi, perché un genio risponde: saper risolvere gli integrali è un sogno. Ma pure risolvere una semplice espressione di primo grado, che non ho avuto mai la soddisfazione di portarla a termine. Una ne volevo risolvere, una. In che modo avete pensato di esporre la vostra tesina? Piangendo. Vi prego, prof, basta. Sarà un'agonia, ragazzi, sarà una vera e propria agonia. Capite poi qual è la parte più pericolosa? Invece è quando poi razionalizzi quali sono le tue materie esterne agli esami, soprattutto se poi esce inglese e tu parli l'inglese come Matteo Renzi. A tal proposito Lorenzo scrive: when esce English esterno, but your level of the lingua is questo. Ragazzi, che dire, per tutti coloro che sono maturandi o stanno affrontando un esame di terza media o di quinta elementare, io vi auguro un fortissimo in bocca al lupo. Io vi posso assicurare che è di più l'ansia del prepararsi a tutto ciò, perché sono tantissime cose tutte quante insieme, piuttosto che la vera e propria difficoltà in sé. Sarà un'esperienza incredibile, sarà un'esperienza indimenticabile che vi ricorderete per sempre. Io mi ricordo ancora la mia, che eravamo solo 7 alunni, quindi non potevamo fare un esame di stato solo 7 persone, quindi ci hanno appioppato un'altra classe, quindi ne eravamo 35 ed è successo il casino più totale. E poi, ragazzi, non vi preoccupate, che in un modo o nell'altro si riesce a copiare. Siamo italiani, se siamo diventati famosi nel mondo è proprio perché abbiamo copiato tutto e l'abbiamo fatto a modo nostro. Io vi auguro un fortissimo in bocca al lupo, vi ricordo di lasciare un like e di raggiungere i 50.000 like, di commentare l'hashtag io a scuola, facendomi sapere quali sono stati i vostri aneddoti più divertenti durante quest'anno scolastico, se vi state divertendo, se vi siete divertiti. E nulla, noi ci rivediamo ad un prossimo video. Ciao.